Ai microfoni del paese web, Don Ginetto, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista di Marianella. Don Ginetto, è sempre più difficile trovare parrocchie che abbiano ancora il portone aperto fino a sera, che facciano ancora accoglienza. L'oratorio è un po' sparito, come l'azione cattolica in generale. Invece, per fortuna, questa è una realtà che qui a Marianella esiste ancora. Qual è la difficoltà più grande che riscontrate? Ma in verità le chiese dovrebbero sempre essere aperte, altrimenti non solo non vivono l'accoglienza, ma non vivono la missione. Noi non abbiamo la cultura dell'oratorio, a sud non abbiamo la cultura dell'oratorio. Io sono stato un po', ho vissuto delle esperienze, insomma, da Roma in su. Quando costruiscono primi luoghi di aggregazione, poi le chiese. Naturalmente, se questi vengono a mancare, non è che non si fa aggregazione, però diventa molto più difficile. Da quando sono qui, oramai sono 10 anni, immediatamente io ho intuito, perlomeno è stato un po' il desiderio del mio cuore e anche della mia vita, di creare questo punto di aggregazione all'interno della comunità cristiana, anche per non correre il pericolo di una dispersione, soprattutto a livello giovanile. E adesso abbiamo anche l'anima di costruirlo, questo oratorio, perché grazie di Dio abbiamo questo spazio, però mancano aule, manca una sala teatro che per noi è fondamentale e manca altro, però c'è un desiderio grande. Devo dire la verità, sono anche circondato da persone che hanno sposato questo impegno educativo e quindi mi sostengono, mi aiutano, ed è bello poi vedere tanta gente che arriva, sta insieme, sta bene insieme. Chiaro che l'oratorio ha una sua identità, che è quella cristiana, però motivo iniziale e fondante è l'aggregazione. Le istituzioni la appoggiano? Sì, c'è un desiderio di camminare insieme, in verità. Devo dire che mi stanno appoggiando e aiutando anche a trovare la strada giusta per poter costruire, perché senza l'impegno politico deve essere difficile poi costruire un'opera così grande, un teatro di 300 posti, due palestre, una coperta e un'altra scoperta, verrebbero tutti qui, più aule catechistiche, insomma abbiamo bisogno dell'apporto anche della politica, per ora c'è. È un bel progetto, complimenti. Sì, è un bel progetto, con l'aiuto di Dio e anche con l'attenzione e il desiderio di tutta la comunità, forse riusciremo, sono certo, riusciremo a farlo. Speriamo, grazie. Speriamo. Grazie a voi, grazie. Ai microfoni del paese web, Stefano Mautone, regista e organizzatore di questa serata. Salve, che cosa ci può dire rispetto a questo spettacolo che avete organizzato? Ma in effetti stiamo facendo questo lavoro teatrale del gruppo dell'oratorio Carlo Calafa. È un lavoro che nasce da un incontro di circa 7-8 mesi che noi facciamo durante l'inverno, e poi usciamo con questa commedia durante il Grest, giusto per allietare un pochettino le serate dei ragazzi, e anche in questa occasione, con l'incasso di queste serate, stiamo cercando di recuperare un po' di soldi per la costruzione e la realizzazione dell'oratorio stesso, che verrà fatto in questo spazio che vedete qua adesso. Quindi a scopo benefico? Sì, sicuramente, sempre così. Le aderenze ci sono state? Sì, ieri sera abbiamo avuto circa una novantina di persone, quindi la gente partecipa, non c'è una partecipazione di massa, però siamo contenti così. Da quanto tempo si stanno preparando i ragazzi? In effetti sono 5-6 mesi che ci stanno preparando, un paio di volte a settimana, tra tante difficoltà. Ogni quanto avete fatto le prove, ogni quanti giorni a settimana? Noi ci vediamo il lunedì, è fisso ogni sera, ogni settimana di lunedì e anche di venerdì. Però la maggior parte, quelle 2 ore che stiamo insieme, proviamo un quarto d'ora, 20 minuti. Il resto si scherza, si ride. E anche per fare aggregazione, insomma, per stare insieme. Perché questo laboratorio nasce all'interno del gruppo del volontariato dell'oratorio Carlo Calafa. Ci dà la possibilità di essere, come dire, un po' gli educatori innanzitutto per i ragazzi, e poi perché come adulti si incomincia a stare insieme come famiglia, ci allarghiamo come famiglia, quindi ci vediamo anche al di fuori dell'oratorio, e questa è la cosa, lo scopo nostro è proprio questo, di allargare l'amicizia tra di noi. Quante persone conta? Noi iniziamo, il gruppo del volontariato sono circa una quindicina, come persone invece che lavorano con il gruppo collaboratorio teatrale siamo 11. E i ragazzi che partecipano invece? I ragazzi sono pochissimi, perché stranamente sembra che non ne siano molto interessati, però pian piano qualcuno si sta avvicinando. Da 2 anni è entrato anche mio figlio, fa parte della compagnia, diciamo, del laboratorio, e speriamo che anche gli altri seguano un po' questo esempio. Che età hanno i ragazzi?
I ragazzi hanno, partiamo con i ragazzi nell'oratorio dai 7-8 anni fino ai 99, quindi il nostro gruppo è formato da adulti, siamo tutti quarantenni e quindi con qualche ragazzo, ecco mio figlio che ha appena 19 anni, qualche altro che si sta aggregando, man mano cerchiamo di aumentare sempre questo gruppo. Ma recitano anche i bambini, i piccoli? No, i bambini piccoli per il momento no, domani sera per esempio ci sarà il finale di egresso dove ci saranno sketch, recitazioni e balletti organizzati dai ragazzi dell'oratorio con i bambini piccoli, ma teatro vero e proprio per i piccoli non ancora, ci stiamo attrezzando anche in questo. Ma com'è la realtà di Marianella per questi bambini? Ma io penso che sto dalla parte di chi fa qualcosa per i bambini, quindi penso sia positiva, nel senso che ci sono molte associazioni che curano l'aspetto proprio dei bambini, dei ragazzi. Noi come oratorio da 7 anni circa stiamo facendo questo e riusciamo comunque a tenere 100 ragazzi ogni estate per 15 giorni e poi durante l'anno almeno una 70 che ci seguono nei vari laboratori che facciamo. La ringrazio. Grazie a voi. Vito Mautone e Maria Rosaria Di Meglio, che sono alcuni dei protagonisti di questa commedia. Qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è quello di Concetta, la moglie di Ferdinando Quaiolo. È una donna imperativa che cerca di dare le giuste diritte al marito. Non sempre viene seguita perché Ferdinando è una persona molto sicura di sé, però alla fine riesce nel suo intento. Allora, noi siamo i vicini della, cioè della famiglia Quaiolo. Diciamo che noi facciamo tutto per cercare di incastrare il, diciamo, Ferdinando Quaiolo, perché noi crediamo che abbia ucciso il nostro cane. Sentite, Don Ferdinando, voi mi siete stato sempre antipatico. La prima volta che venisse ad abitare qua, io lo dissi in famiglia. Chi lo diva a me non mi piace, ma voi figuratevi, dopo la morte del povero Masanito e con tutti i giustificatissimi sospetti che ho sulla vostra persona, addirittura mi fai siete schifo. Sì. Alberto, la prima volta nei panni di un prete, come ti sei trovato? Dai giudizi del pubblico mi hanno detto che è emerso che io dovevo fare il prete da grande. E purtroppo mi dispiace perché adesso è troppo tardi. Mi hanno detto che per fare il prete ora mia moglie dovrebbe morire. Non lo so se è un fatto positivo o negativo. Per me sarebbe negativo, però purtroppo non lo posso fare più il prete. Rispondetemi, non lo fai. Rispondetemi, non mi imbrogliate, però non mi dovete imbrogliare. Scusate, che vi devo imbrogliare? Perdonatemi, ma voi mi sembrate un pazzo. Pazzesco, veramente, se voi non mi sapete dare una risposta esauriente alla mia domanda. Le messe, caro Don Ferdinando, si fanno dire in suffragio dell'anima di un caro estinto, ma non è consentito farne una speculazione, anzi, se è con questa intenzione che voi osate chiedermele, io vi dichiaro che non le dico più, ma scusate. Se per ogni messa che in fondo costa 200 lire si pretenderebbe di guadagnare una quaderna di 4 milioni, non ci sarebbe proporzione. E lo Stato andrebbe in fallimento. Che c'entra l'anima con questa meschinità? Mario Bertolini ha sognato, i 4 numeri sono frutto della sua fantasia. Ma tu dimmi poco tu, tu che fai il portaborte e il facchino di Don Ferdinando Quaiolo, vedo che ti trovi bene nella posizione di facchino e portaborte. Purtroppo nella vita bisogna fare questo per poter vivere, e tu lo sai che per poter vivere si deve fare tante cose, tante cose. E questo è un ruolo che mi si addice tanto. Ma poi perché è anche un ruolo comico al quale io mi diverto, ci gioco sopra, ci scherzo, lo sai che sono anni che ci divertiamo per questa cosa. Va bene. Oh Ferdinando, vostro marito un giorno diventerà miliardario per mezzo mio. Sì. E tiene storto il coscio, e tiene storto. Tu puoi brugliare a marito, ma a me no. Se fosse per me in questa casa io non ci proprio più per. Carmela Di Maiolo, suggeritrice, e Giusy Pentella, zia Erminia. È stato difficile il ruolo di suggeritrice? Ma diciamo che non è difficile. Da una parte è divertente, dall'altra un poco, diciamo, ci vuole un po' di pazienza, perché comunque loro devono entrare nella parte del personaggio, quindi devono abituarsi già ad una, no,
nuova cosa, poi seguirli è un attimino difficile, però piano piano ci si arriva. Dimenticano spesso? Spesso, sono come alunni, sono tremendi. Chi l'ha fatta penare di più? Non le saprei dire, nessuno e tutti. Grazie. Lucy, lei è un'insegnante innanzitutto. Come si trova nel ruolo di attrice? Beh, diciamo che è un'esperienza abbastanza forte, quindi diciamo che mi fortifica e soprattutto riesco anche a relazionarmi bene con i miei amici, quindi perché il nostro ruolo non è soltanto quello di recitare, ma soprattutto di formarci, quindi questo è il nostro messaggio che vogliamo dare anche a tutti, quello veramente di che esiste anche un messaggio di fede, quindi aiutati anche dal nostro parroco Don Ginetto, quindi è un'esperienza veramente forte, quindi che ci aiuta tanto. Vi arricchite a vicenda, insomma? Sì, certamente, sì, un poco a vicenda, è vero, perché ognuno di noi nel suo ruolo, nel suo modo di essere, cerchiamo di andare d'accordo. Certamente ci sono anche i lati negativi della cosa, perché non è facile stare insieme 10-12 persone, quindi soprattutto nelle prove, nei ritardi, quindi in tante cose, però insomma ce la capiamo bene. Ma hanno detto che il regista è un po' terribile, come marito come funziona, visto che devi sopportarmi in entrambi i modi tu? Diciamo che non c'è molta differenza tra la realtà e la recitazione, perché Stefano è così, quindi sia nella vita e sia nel ruolo di regista, perché lui è, diciamo che è responsabile della sua scelta ed è anche, diciamo anche, ci sono anche tante difficoltà e lui si sente responsabile perché effettivamente vuole fare bella figura. Grazie, in bocca al lupo per stasera. Happy. Andava a passare 4 milioni di euro ogni soldo è una distrazione, con questa malattia infettiva, malattia insignificante, continua a farti un bel giorno e superiore. Mi raccomando, vieni a dirlo bene,